Il 2 giugno potrebbe essere la data giusta per le riaperture del settore turistico in Italia. Ne è convinto il ministro Massimo Garavaglia, che, intervenuto a Omnibus sulla 7, sottolinea che ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani, altre in cui va detto per tempo. È questione di programmazione e di monitoraggio costante. Sarà quindi fondamentale continuare ad adottare le giuste misure di sicurezza per evitare che aumentino i contagi. Tra le strategie possibili spicca l'introduzione del passaporto sanitario. Non è discriminatorio ed è un modello che sta già prendendo piede, precisa Garavaglia. I viaggi degli italiani nel 2020 toccano il loro minimo storico. Sono stati 37 milioni e 527 mila, con 231 milioni di pernottamenti, con una drastica flessione rispetto al 2019. Per le vacanze il calo è stato del 44,8%, per i viaggi di lavoro del 67,9%. Quasi azzerati i viaggi all'estero, mentre le località italiane sono colpite in misura minore e sono meta di 9 viaggi su 10. La domanda turistica è stata investita dagli effetti della pandemia dopo una fase di lenta ripresa iniziata nel 2016, una ripresa che non era ancora riuscita a riportare i livelli di viaggi al picco del 2008. Il settore ristoranti e alberghi, a causa dell'emergenza Covid-19, brucia nel triennio 2020-2021 oltre 38 miliardi di euro. Sono le stime quantificate dall'Osservatorio sui bilanci 2019 del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Il settore dell'alloggio registrerebbe un calo complessivo di 17,5 miliardi di euro, mentre quello della ristorazione una flessione di 21 miliardi di euro. In termini di fatturato, le società di capitali esaminate in questa ricerca coprono più del 50% dell'intero settore, che presenta un fatturato complessivo vicino ai 90 miliardi di euro, con circa 1,5 milioni di occupati in base ai valori del 2019. Tikal è situata su una bassa collina. Nel giro di 2 secoli i Maya costruirono strutture cerimoniali in pietra e nel 200 a.C. cominciarono a erigere il sito dell'Acropoli. Buona parte delle rovine erano coperte dalla vegetazione al momento della scoperta di Tikal, a 673 km da Città del Guatemala. Ci siamo avvicinati al sito e da lontano si vedeva una piramide. Le prime mura dicevano che qui c'era stata una grande città per quei tempi, cioè il 700 a.C., quando vi si insediarono i primi Maya. Dal 250 d.C. Yaq Ebn Suq è considerato il fondatore della dinastia che governò Tikal. La Gran Plaza era il luogo di raccolta della gente vicino a edifici importanti. Oggi la maggior parte di Tikal è stata liberata dalla foresta, ma i lavori procedono. La piramide del Giaguaro è la più importante del complesso. Fu realizzata in onore del re Akakau, che progettò il tempio, costruito poi dal figlio. Il sovrano fu sepolto nel suo interno. Alla sommità della piramide, alta 44 metri, c'erano degli architravi che si trovano in un museo di Basilea. Viste da lontano o da vicino, queste costruzioni mettono soggezione.